Eppure ragazze mie, sto fatto che a Quagliarulo chiede sempre permessi, a me sto fatto mi puzza, non è buono. Chissà cosa farà? Ma come cosa farà? Va a casa dalla moglie, no? No, non è così. No. Io so bene il passato di Quagliarulo. Sì? Ragazze, io so un segreto, sono un segretario. Siete un segretario? Segretaria. Un poco di cultura, un poco di cultura. Dovete sapere che Quagliarulo, prima di fare il carabiniere, facevo massariante, facevo io con il tavoletto e mi sa per la via. Gesù. Spezzavo il catere, smagnavo un bicchiere di frito e stava ai limiti della legalità. Poi invece andato sulla retta via e si mise a fare il carabiniere. Crede che per arrotondare lo stipendio, sempre per la fama, per la fama dei soldi, per la fama dei soldi, si è mise a fare da auto io con il tavoletto. Cerco permesso e va a fare io con il tavoletto. Ma quello, Marisha, ognuno ha le sue ambizioni. È vero, infatti, quell'uomo è un ambizioso. È un ambiguo. Ambiguo? Ambiguo, ambizioso. Ambizioso, ambiguo. Ambiguo, ambizioso. Un po' che cultura. Un po' che cultura. Quello che salvate pure la giacca con la divisa. È lui. Andiamolo, lo prendiamo con le mani nel sacchetto. Attenzione, questo vince e questo perde, questo vince e questo perde, questo vince e questo perde. Dove punti tu, giovane? Guaglio, i pezzi non mi devono, state buono, vado a mamma, va. Quagliarulo, niente di meno, vi cogliamo in flagrante. Facito io con il tavoletto, facite. Volete giocare? Vogliamo giocare, giochiamo. Quest'uomo è giocoso, giocare giocoso. Attenzione, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde, questo vince, questo perde. Dove puntate voi? Qua. Lei ha puntato? Strunz, sono maresciallo. Sono 30 anni che faticiamo insieme, non lo ricordo. Sono maresciallo, non ha puntato.